partita la prima parte di verifica di Lorena Linea, ragazzi, sono meno come detto 7 giri completi di questo tratto di percorso cadenato alla partenza numero 15 della fronte in gara del C12 per la quarta presenza all'appello della concorrenza tutta due Rizia e Togliola la Francesca.
Siamo ai minimi 5 alla conclusione. Viene intanto ammonita la concorrente numero 346, Ilaria Alessia. Ammonizione per la concorrente 346 di Ilaria Alessia. Con quattro insieme a termine sul prossimo riguardo. E anche in questo caso una previsione a farsi a superare anche questo passaggio, superando il traguardo dei meno 4. Nelle tre giri si parla queste atleti dal traguardo conclusivo, le prime sei tracciate superare anche la tua vita di possibilità. Ancora la colpa fatta sempre un paio di ritardi nel retrovio, chiama il passaggio dei meno 3, guarda anche questo raggiunto e superato, comunque la gara è più tentinaria, la prova, lei ha fatto quello squadra per tirare il gruppo. Le prendi in gara, passando il film del tubo, abbiamo ancora molto 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 strada. Grande equilibrio per questa prima battaglia, ben precisato, finiamo ancora dalla conclusione, così nel termine. Andrà sicuramente a vivacizzarsi la natura nella fase del prossimo giro, perché il prossimo traguardo spiegherà la lampada, se non è più la si chiederà tutto e tutto per l'ultimo giro, quindi la pista sta situazione di estremo equilibrio, di grande competenza di tempo di tecnici, tra il passaggio dell'ultimo giro. Questo è infatti il lavoro in certo esito, davvero difficile fare un pronostico su cui saranno le sei atlete che supereranno il turno, ma lo vivremo insieme, che è proprio stanca, lo faremo raggiungeranno il traguardo finale della campagna già stimata. Siamo già in pieno volante, il gruppo sta allungando, si trova a questi ultimi minuti lo sprinto conclusivo. Le prime sei proseguono nella gara e approdano direttamente matematicamente alle semifinali di questa gara. Gara peraltro questa che non è ancora ultimata, abbiamo più volte interrotto di dire, saranno esclusivamente le prime sei concorrenti classificati per ogni singola batteria. Già partita intanto la prova per la batteria numero 3, siamo a meno 7 dalla conclusione. Superati il primo secondo termine. Prossimo traguardo sono i giri. Prima di chiudere la prova per questi atleti. Che sta mettendo una natura decisamente discreta, visto che siamo alle primissime fasi della gara a determinare i tempi, a fare la lettura e tutti i due Leonori, il 5-7, di Cassano a guidare una formazione comunque estremamente raccolta, estremamente compatta, superato anche il traguardo di numero 5 alla conclusione, sono 4 i giri al termine sul prossimo passaggio. Questo caso siamo a traguardo del quarto termine, superato pertanto nella zona garantante di tanto importanza prevista e fissata, ricordiamo che questa gara è mia per la categoria dai Donca. Thank you.
concorrenti in gara. Vai Marti! Vai Giorgio, su! La porta va via via aumentando proprio questo momento di gara. Le due gite al termine, avvicendamenti alla guida della gara, visto che il gruppo è nutrito e corposo, anche la 392 Cazzaro Stefania, munizioni per questi due atleti che abbiamo, le prime sei atlete classificate, si avvia a vivere i suoi momenti ultimi anche. Attenzione proprio per Nassi, partita in forma regolare la prova per la batteria numero 4. Porta in testa primissimo, costruita la volta a tutti la gara cardinale, per la fattura corrida al primo 21, la gara per tutti i 12. Per conquistare una delle prime sei posizioni che consentono di superare il turno e proseguire nel giudizio della gara, superato anche a traguardo il numero 6, la formazione sul percorso di gioco. Il traguardo evidenzierà sul quinto giri a tutte le atlete, il 5 giri alla conclusione di questa nuova prova preliminare di qualifica. E finiamo una situazione di estrema compattezza sul percorso. Nuovo traguardo, meno 4 da questo istante, per un nutrito gruppo di atleti che è stretto davanti alla nostra situazione, nella prossimità dei tre giri al termine, manda pure andata via via aumentando leggera ma stava stando non per questo questa Rodrigo sarebbe il 2 dalla conclusione. Due soli giri dal termine partendo da questo istante. Vai, 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 vai.
sito di Campania. Parte di gran carriera, ma tutto il numero 43 sette in aria, trasporto in casa, modo per la precisione, siamo alla volata finale, solamente le prime sei superano il tempo. La capocandiera più avanti per la batteria numero 5. Siamo le primissime partite della loro prova del nome di Cagliola della Polizia del Segno di Mercigliano. Queste partite iniziali sono già le 5, primo giro, proprio 5 giri dalla conclusione. Un po' il passaggio. La discreta battuta sta viene intanto unica al concorrente numero 5-8 Dominoni Iniese, Dominoni Iniese numero 5-8 Dominoni Iniese. Ecco il giro alla conclusione, il prossimo traguardo per tutte le atlete in gara. Stanno proseguendo, quattro al termine da questo istante per tutte e due le atlete in gara. E giri alla conclusione, la finestra per scolare la formazione molto raccolta, davvero molto raccolta in atteggiamento, con tanti atleti che possono contendersi una delle prime due giri al termine, il gruppo comincia lentamente ad allungarsi proprio sulla spinta della strada, intendono acquisire tranquillità per la battaglia. La fretta di prossima è la spina europea dell'ultimo giro, che arriva con la puntualità. Questa ultima battaglia di politica. Le prime sei superano il turno. Gara che sta avviandosi alla conclusione. Partita la prova per questi atleti, 7 giri al termine partito da questo istante. Questo contatto, ricordiamo che questa partita hanno già avuto la possibilità di studiare questa prova in una qualifica che era per tutti quanti che ha aperto il programma per i carabinieri in linea con questo pomeriggio.
Siamo alla passata di meno 6. La natura è già ben sostenuta da parte di tutte le atlete che cercano anche di riconoscersi nelle posizioni per non di essere escluso. Attenzione, il concorrente numero 43 è stata in aria. Munizione per il concorrente 43 Sterpa in aria. Viene ammonita la concorrente numero 22 Agnese. Ammonizione per l'atleta 22 Fiorato Agnese. Stanno superando gli atleti in questo istante. Metteranno sul prossimo programma 4-5 la conclusione di attività, la prima volta passa a Sara. Siamo in prossimità di 4-5 alla conclusione. Sperate il traguardo in 4 tra brevi. Si avvieremo almeno 3 dal termine, con tanto grande di Nascimati. Atleti in prossimità di meno 3. Da adesso 3 giri alla conclusione. Il gruppo è ancora molto raccolto, quindi difficile determinare chi di queste atlete riuscirà a entrare nella prima posizione e a superare il turno per provare del 38 prima della gara. Sono in turno pronti a proiettarsi. Attenzione, una caduta all'ingresso della gara, c'è un atleta che ha bisogno di assistenza. 2 al termine. Da questo istinto tra breve avremo modo di sentirci di là in campana. Viene ammonita l'atleta numero 22 che passa in sfida per la seconda munizione per Agnese, seconda munizione in sfida. Campana dell'ultimo giro. Aumenta, si rivacizza come un altro campo di grande amatore per le prime 8 importantissime posizioni che vengono la finale di questa ragazzi a finire stanno le battute e le prime 8 volano in finale. Atleti sulla percorso di gara e 7 giri alla conclusione partendo da questo campo. Gruppo di concorrenti ancora sopra il contatto e d'altro canto prendibile, capibile in queste primissime partite di gara. Atleti che stanno per affrontare e superare il traguardo dei 6 giri alla conclusione. Sperato brillantemente anche questo traguardo per una formazione che evidenziamo ancora una volta e risultato sul percorso. Resta in curva in questo momento per tutta la famiglia atleta. Siamo in prossimità dei 5 giri alla conclusione. 5 al termine da adesso. Avanti!
anche in questo caso dobbiamo evidenziare l'estremo equilibrio, equilibrio di apprendimento di questa gara. La partenza era molto difficile perché il pubblico di Cerretti era già superato la prima schermatura, la prima sezione di quarti, superata anche la Gagliardi di un quarto, quindi superata abbondantemente mi pare la distanza prevista per questa finale. Si all'interno di un gruppo che si mantiene ancora compatto in vista del passaggio degli ultimi tre giri. Pregeli al termine adesso è fondamentale per gli atleti che vogliono proseguire nel svolgimento di questa prova stazionale avanti, comunque collocarsi in modo tale per controllare in affare dritta e da vicino si è passato proprio per gestire il meglio la propria prestazione, la propria prova. Ingresso in curva ancora una volta per tutte le atlete, siamo ai due giri che prestiamo a vivere con le buone correnti in gara e momenti di sinistra importanti di questa gara, di questa seconda serie finale. E il compito come mondo di rendere completo l'ordine di partenza della gara conclusiva di questa partenza. Il gruppo è estremamente raccolto, davvero molto equilibrato, quindi è molto difficile pronosticare che questi 15 componenti riuscirà ad entrare nella finale qui nel essere invece fuori. Bene, lo scudo della campana va all'ultimo giro. Si giocherà su questi ultimi metri il tutto più appunto a quelli che stanno lanciando la notte che fa tutta il palo di piano, si lavora per gli esterni che si pose fuori che rilancia, fa prendere l'effetto di rendere buon contatto con l'esterno adesso il gruppo per allungare lungo il percorso, siamo alle partite conclusive, ripeto, le prime lotte con il piede. Ha preso via la finale femminile in linea, categoria ragazzi femminile, davanti a queste atlete 7 giri completi dell'impianto sportivo di Padella Data, gruppo super compatto, andatura già di 8 ore in queste prime fasi. Crescente, e qui si gioca tutto per tutto nella finale sudata per poterla disputare. Sudata da tutte le atlete per poterla disputare adesso si gioca nel tutto per tutto. Ragazzi, a condurre tutte le atlete sul percorso di gara la gruppata tutte le altre concorrenti anche per la seconda posizione di Mani di Giovica, ma ci sono in questo momento all'ingresso chiuso degli avvicinamenti, il gruppo si sta allargando in tutti i piedi. Cambiamenti che si sono verificati proprio poco prima dell'uscita in curva, ora abbiamo due file indiane a superare il passaggio del 5, quindi più atleti a condurre questa finale, stiamo avviando adesso in curva per aiutare tutte le concorrenti si trovano qua alla conclusione. Quattro sono giri dal termine per il riguardo importante se vogliamo per questi atleti. Tre file di atleti e quattro giri dal termine. Qui sarebbe davvero difficoltoso sbilanciarsi su un pronostico. Cosa fai? Una bella carica sportiva in questa finale. Vedo che cambiandosi a superare il traguardo dei tre giri alla conclusione, davvero in pochissimi metri 15 atleti che stanno gareggiando in maniera estremamente corretta. Di essere sinceri, siamo all'ingresso della curva perché il prossimo numero che verrà evidenziato a tutte le concorrenti su 30 giri sarà il numero 2. 2 giri al termine per questa prova
e la nostra speranza di Giappone vale davvero la pena, perché questi ragazzi ci stanno dando un grande spettacolo di sport in questo momento. Combattuta in modo corretto, tutte raccolte in pochissimi metri, non è facile, credetemi, pattinare in spazi così ristretti. Siamo allo spiro della campana, è l'ultimo giro e gustiamocelo tutto insieme, per queste splendide atlete ci stanno davvero regalando un finale incandescente per questa 15ª edizione del Trofeo di Primavera. C'è un secondo, ma è tutto da dire in questo finale. Questi ultimi metri sono tutti da gustare, da assaporare fino all'ultimo centimetro. Sono la passerella, la finish. Grazie infinite, grazie a questi atleti che hanno disputato una prova meravigliosa.